Il saggio dell'ASD Sporting Club di Filadelfia ha riscosso un enorme successo nella cittadina. In una sala gremita all'inverosimile presso l'auditorium comunale si sono esibiti in ordine di età e di categoria i ballerini e le ballerine dell'associazione, che si è sempre occupata sin dal 1998 dello sviluppo e della promozione della danza sportiva. L'associazione è iscritta al registro CONI attraverso lo CSE, che è un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI. Il presidente dell'associazione è Rossella Bretti, che si avvale della collaborazione degli insegnanti Rosanna Grande e Carlo Papaleo. L'associazione ha partecipato a diverse manifestazioni di danza sportiva in Calabria, organizzate dallo CSEN, nonché ai campionati regionali e al Campus Danza 2013, organizzato dal CSN Danza. Coniugando l'arte al territorio e alle realtà che vi operano, il progetto ha come finalità l'intento di offrire ai cittadini una serie di servizi di formazione e di incontri che si realizzano tra gruppi e che sentono la necessità di un lavoro artistico, allo scopo di far nascere occasioni che ne agevolano la partecipazione. È un'associazione che si occupa di danza sportiva. Ha partecipato a diverse competizioni organizzate dall'Oxen Danza, sia a livello provinciale che regionale, sia andando a fare i campionati italiani ad Ariano Irpina, che quest'anno l'Oxen ha organizzato in quella sede. Un raggio di età che va dai 3 anni ai 60 and over. Sì, è un raggio abbastanza alto, perché anche oggi qua vedremo i bambini che si serviranno, però vedremo già le ragazze intorno ai 25 anni che proveranno a cimentarsi nella danza. Presente all'evento per l'amministrazione comunale il vice sindaco Marcello Carchedi, che ha sottolineato che il valore creato dalle associazioni è quasi interamente generato dai loro soci e dai volontari. La forza e l'energia che le varie associazioni riescono a convogliare è sorprendente. Persone che lavorano a tempo pieno, che hanno famiglia, che vivono piccole o grandi difficoltà di vario tipo, riescono grazie all'associazione a trovarsi, organizzarsi e costruire iniziative. Effettivamente a Filadelfia l'amministrazione ha puntato moltissimo sulle associazioni. Per quanto riguarda questo discorso, diciamo che si accresce la cultura filadelfiese. Vediamo due bande musicali che hanno riscosso molto successo, la Diapason Gemelli, che ultimamente ha fatto un bel concerto che diciamo che ha fatto un successo notevole. Poi abbiamo l'Ampas, che è un'altra banda che da oltre 30 anni che esiste sul posto, e effettivamente l'amministrazione punta su questo, perché cresce la cultura filadelfiese e vediamo crescere a vista d'occhio questa cultura, diciamo. Io porto i saluti del sindaco, che per impegni istituzionali non è presente. Diciamo che a queste cose lui ci tiene moltissimo, però cerchiamo di organizzarci ad essere presente sempre in qualsiasi manifestazione di questo tipo. Poi volevo salutare il presidente dello Sporting Club, Rossella Bretti, i due insegnanti, Rossana e Carlo, che sono veramente all'altezza della situazione e hanno dimostrato sul campo la loro professionalità. Una socia, Santa Campisano, ha voluto testimoniare l'importanza dei balli come momento di aggregazione e di arricchimento nelle relazioni interpersonali. Una mamma, Vittoria Villelli, ha rimarcato come in un tempo di crisi come quello che viviamo, l'associazione cerchi di rendere meno dispendiose le spese da affrontare per le diverse esibizioni. Gli under 13, gli under 9, gli under 18 e le meravigliose under 6 hanno dato prova della loro bravura, della tecnica e della classe nelle diverse esibizioni, e per concludere con una danza pop. Infine Francesca e Antonio si sono esibiti con le loro meravigliose danze. La scuola vanta numerose campionesse e campioni regionali e un primo posto provinciale.
Una serata dunque di sicuro effetto che la giornalista Stella Pagano ha voluto reinterpretare nel suo intervento sul palcoscenico dell'Auditorium, come un evento di grande attrattiva e di grande positività per la cittadina filadelfiese, che annovera tante iniziative, sottolineandone il valore di comunicazione di elementi positivi necessari per la crescita di una comunità.